Andrea Durante, team manager della CMP Acqua Sparta, eri scappato, espatriato dalla tua Spoleto per andare ad inseguire un progetto molto importante, un progetto che dopo 2 anni è diventato realtà, ed è diventato realtà in quel Palarota che ti ha visto tanti anni protagonista. Sì, sicuramente l'anno scorso ci siamo andati molto vicini e quest'anno siamo riusciti a mantenere lo stesso gruppo, abbiamo integrato 2 o 3 elementi sicuramente di valore. E certo, vincere qua al Palarota nella mia città, davanti al mio pubblico, ai miei amici, è un sogno grandissimo che speravo potesse accadere ed è accaduto. Quindi un cuore diviso in due, però, perché oggi chiaramente avevi di fronte anche una squadra che ti è particolarmente a cuore. Sì, per carità, se c'era un'altra squadra al posto dell'Acqua Sparta sicuramente avrei tifato Monini, però stasera il cuore era per Acqua Sparta, per la mia squadra, per Fiorella, che l'abbiamo presa da 1 mese e mezzo e si è impegnata tantissimo affinché il risultato fosse quello di questa sera, e complimenti a tutti perché veramente stavi dicendo, messa tutta. Stavi dicendo dei ringraziamenti, chi bisogna ringraziare per questo progetto che è partito 2 anni fa e che è stato sicuramente il progetto più intelligente della panorama della Serie C? Ma sicuramente la famiglia Pierini, a partire da Graziano e la moglie Consuelo, che hanno creduto molto in questo progetto, e purtroppo per eventi così, scelte personali, Consuelo a fine aprile ci ha lasciando il posto a Fiorella, però sicuramente il primo ringraziamento va a loro, perché diciamo che tutto è partito da lì, tutto è partito dalla passione di Consuelo per la pallavolo e da Graziano Pierini, che comunque l'ha seguita e gli ha permesso di costruire quello che oggi ha permesso a noi di vincere il campionato di Serie C. Ora c'è da preparare un campionato di Serie B2. Sono già molte le voci che girano, che dicono che forse Acqua Sparta rinuncerà, che forse Acqua Sparta non farà il campionato. E ci vorrebbe sicuramente un'altra Umbra ad alto livello, ma qualche anticipazione ce la puoi dare o è ancora presto? Non è presto, l'anticipazione che posso dare è che ancora non abbiamo deciso nulla, sicuramente ci incontreremo per valutare la possibilità di fare un campionato di B2, quindi chi dice che noi non parteciperemo al prossimo campionato non è ben informato, questo sicuro. Quindi ha sentito voci strane che sicuramente non sono partite dalla società Acqua Sparta. Quindi aspetteremo qualche giorno, adesso ci sono un po' di giorni di meritato riposo e di festeggiamenti che ce li meritiamo tutti quanti.